allora, basta violenza sugli animali, basta! E ora di smettere questa violenza vita sugli animali. Allora, stavo guardando sabato sulle tre, c'era una trasmissione con questa conduttrice, bionda, bionda, che ride sempre, ride sempre e senza senso. A un certo punto, là, proprio là, un povero paparellino. E questa conduttrice bionda? Con estrema violenza è andata là e è iniziato a dirmi: Porto bello e il niente, porto bello e il pappagallino niente, è la violenza inutile, eh, quel povero pappagallino lì! Non aveva voglia di parlare, cercate di capirlo, cercate di capirlo conduttrice biotta bionda che di sempre, senza senso, no, 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 no. cioè. Io lo so di, per esperienza, io avevo un merlo indiano, l'avevo comprato in un negozio a Calegate e il negoziante mi ha dato il nome, al merlo Beo, si chiamava Beo. E allora, in poche parole, uh, questo povero Beo uh, è arrivato il primo giorno e io le faccio Beo, non vedi niente, Beo, la seconda volta mi fa. Alto un attimo, alto un mettiamo in chiaro questa cosa qua. Se io ho so voglia di parlare, ti rispondo, altrimenti è inutile che mi avanti perché noi, poveri eh, volatili eh, parlanti, riteniamo questa insistenza una violenza inaudita. È la prima volta che capita, te lo dico. Non ti permettere mai più, E io da quella volta lì non mi sono mai permesso più, ho sempre rispettato il merlindiano, tutto quanto, e lui ha sempre portato rispetto a me. Quelle corra la mia conduttrice, quel papagallino là è stato un signore, andò a non risponderti, a non risponderti, porca la miseria. Adesso io domenica, eh, sabato, guarderò ancora quella trasmissione lì fa, e se fa così io farò. C'è Campolone, c'è Campolone, c'è Campolone, c'è Campolone, c'è Campolone, campo caglia in, sì, sì, sì. in, sì, sì, sì. in testa sì 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 sì, in testa sì sì, caglia in testa sì sì, caglia in testa sì sì, sì, sì. e quel pappagallo spiegherà il volo e caricherà in testa alla conduttrice petulante. Ehi voglia vedere qua che odiest, che audience, 35 milioni di spettatori in una sola uh, serata e ricordati, caro la mia conduttrice petulante che già tempo fa ti sei preso pure una torta in faccia, ricordatelo. Ciao a tutti! Ciao!